Ciao, sono Marco e bentornati in questa serie dedicata alla domotica. Come ogni settimana recensirò un accessorio, vi farò vedere come si collega l'impianto elettrico e come si collega alla propria applicazione. Oggi parleremo di un accessorio della serie Sonoff, come vedete qua dalla scatola. Un accessorio che è molto bello esteticamente, un accessorio che darà un tocco di classe anche alle vostre prese, un accessorio tra l'altro che è anche molto semplice da montare, visto che non ho dovuto neanche guardare le istruzioni per fare il collegamento. È un collegamento semplicissimo che poi vi farò vedere sul classico schema che faccio di solito su un foglio di carta. Niente, come vi dicevo, è un accessorio che è molto bello esteticamente, praticamente è un pannello touch in vetro temperato che va a sostituire le scatolette degli interruttori per accendere e spegnere le luci. Si integra perfettamente con le scatolette 503, che sono quelle rettangolari che noi utilizziamo dove si possono agganciare tre tasti, no? Praticamente il pannello è questo, come vedete è in vetro temperato, ci sono due LED qui perché questa è la versione con due interruttori. C'è anche la versione con un interruttore o con tre interruttori. In più c'è anche la variante nera. Io ho comprato anche la variante nera con tre interruttori. Quando mi arriverà, al massimo posterò una foto e vedrete quale vi aggrada di più. Niente, come vi dicevo, è un pannello touch. Basta sfiorare, come vedete, tramite uno sfioramento si accende la luce oppure chiaramente si spegne. La bellezza di questo accessorio qual è? È che già integra il suo modulo Wi-Fi, quindi non ci sono altri cablaggi o altre cose da effettuare. Come vedete, qua dietro è un po' più grosso, è rialzato di 1 cm e qua c'è inserito il modulo Wi-Fi. Modulo Wi-Fi che chiaramente si collega all'applicazione della Sonoff, che è la EV-Link, di cui ne abbiamo già parlato, vi ho già fatto vedere, e niente, vi farò vedere anche comunque come si collega e poi anche vi farò vedere come si collega a Google Home Mini, così faremo anche un collegamento. Non ad Alexa, perché per il momento Alexa non digerisce ancora questa applicazione. Niente, ora vedremo come ho effettuato il cablaggio. Prima però vorrei dirvi che stavolta ho inserito qui sotto dove ho comprato gli accessori, visto che mi avete contattato su altri video dicendo che non inserisco mai, come si dice, i link dove compro i prodotti. Questo è lo schema, come vedete è semplicissimo, la presa, le due lampadine e il Sonoff. Allora, dove c'è l'N va inserito il neutro, quindi sarebbe il cavo blu che arriva sia dalla presa della corrente che dalle lampadine. Come vedete, io ho effettuato un cavallotto, quindi blu che arriva dalla presa della corrente e che si collega all'N. In più c'è la fase, che sarebbe quello che porta la corrente, che va dalla presa, va direttamente a L. E poi ci sono gli altri due cavi che arrivano dalle lampadine e vanno collegati a L1 a L2. Come vedete è semplicissimo. Vi faccio vedere anche dal cavo blu che va collegato sia alla presa della corrente ma anche alle lampadine. Qui c'è la L che praticamente sarebbe quello che arriva dalla corrente. E poi questi due sono i due cavetti che vanno alle lampadine. Siamo pronti per il collegamento con l'applicazione. Chiaramente dovete scaricare l'applicazione che è la EV-Link, io l'ho già fatto. Facciamo partire l'applicazione. Bisogna tenere premuto per qualche secondo un LED, uno a caso. Ok, per 7 secondi precisamente. Poi andiamo sul più, facciamo prossimo. Niente, aspettiamo che l'applicazione trovi il touch. Come avete visto, è stato semplicissimo. Niente, aggiunta riuscita, fatto. Ecco, da qui possiamo accendere e spegnere le lampadine. In più, cosa possiamo fare? Possiamo creare delle scene. Le scene, come sapete, sono, come si dice, servono per programmare. Come si dice, un'accensione, quindi se noi dobbiamo decidere di accendere le luci in una determinata ora, in un determinato giorno, si può fare da qua. In più però queste scene sono importantissime perché servono per collegare
come si chiama, questo touch che è collegato a un interruttore. Se voi ne comprate un altro e dovete collegarlo a un deviatore, la scena servirà per fare questo, per dare modo di collegarsi con i due touch, cosa che faremo, farò un video a parte quando mi arriverà quell'altro touch. Ora siamo pronti per collegare l'applicazione a Google Home Mini, così possiamo accendere le luci anche utilizzando Google Home Mini. Chiaramente dobbiamo far partire l'applicazione, poi andiamo su Aggiungi dispositivo, Configura dispositivo, compatibile con Google Home, e da qua dobbiamo far scorrere tutte le applicazioni fino a trovare quella che ci serve, che si chiama Smart Wi-Fi Link. Quindi facciamole scorrere. Eccola qui, chiaramente gliela facciamo installare ed effettuiamo anche il login. Se non l'avete fatto, dovete chiaramente farlo. Come avete visto, vi trova già, come si dice, gli interruttori in automatico. Ne troverete tre, non ne troverete due, perché? Perché ce ne sarà uno che attiva tutte e due le luci e poi gli altri due che attiveranno una luce o l'altra. Ora vi faccio vedere. Aggiungiamole tutte e tre a una stanza. Aggiungiamo per dire salotto, facciamo un esempio. Come visto, me le ha trovate tutte e tre. Facciamo fine. Troveremo qui le tre icone e da qui, come vedete, possiamo fare accendi o spegni e si accendono e spengono tutte e due, oppure se vogliamo accendere o spegnerne una alla volta. Ricordiamoci che dobbiamo rinominare come si chiama, le luci, altrimenti il nome qua sarà complicato e domani non ci ricorderemo più come accendere e spegnere le luci vocalmente. Siamo giunti al termine dell'accensione, niente, volevo avvisarvi che insieme a questo pannello touch ne è arrivato un altro che serve per abbassare ed alzare le tapparelle. Tra poco farò la recensione, quindi se vi interessa questo accessorio, che tra l'altro è anche un telecomando e quindi si può alzare e abbassare le tapparelle anche tramite quel telecomando. Niente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così rimarrete aggiornati sulle mie recensioni e mettete un like se vi è piaciuto questo video. Buona serata!